Questo gruppo è diviso in due, molti c'erano anche l'altra sera, vicino Piazza Vescovo c'è stata una prima prova, non la voglio chiamare rappresentazione, di Rodolfo, con un gruppo di, diciamo, drammaterapeuti più giovani. La Luna cerca casa è invece una performance con solo 4 attori più rodati, anche se qualcuno degli attori stasera già aveva offerto una partecipazione di gruppo l'altra sera. E 4 direi che è un numero piuttosto perfetto per il teatro, molto più perfetto di quello che è in geometria e matematica il numero 3, molte opere di Ibsen, Schiller, ma anche nel teatro di Pirandello, non tutto per la verità, si avvale proprio di questo tessuto di 4 personaggi. Per darvi una dimostrazione più viva, non farvi un noiosissimo prologo, vorrei chiamare un paio di questi attori e soprattutto, ecco, Gianni. Gianni dice di no, ma Gianni è la persona che con Ermanno ha avuto il percorso più lungo, quindi vorrei che spendesse una parola su, non per parlare bene di quello che ha fatto, ma anche per dire in chiave critica questa che è stata questa lunga esperienza. Grazie Daniele, è con vero piacere che presenzio a questa nostra opera. Sono un po' emozionato, scusatemi. È molto bello quello che facciamo, perché è un percorso che ci arricchisce quotidianamente di nuovi elementi e di nuove conoscenze che difficilmente nella vita si riescono a trovare, perché la vita è tutta fuori, noi cerchiamo dentro. Le opere che andiamo a performare con il dottor Gioacchini non fanno altro che farci toccare con mano le risorse che abbiamo all'interno, e tutto si va a sviluppare poi fuori, e quotidianamente ci rendiamo conto che le cose cambiano senza che ce ne siamo accorti. Io approfitto invece di chiamare un caro amico e un vecchio amico che già sorride, perché lui veramente segue Ermanno da tantissimi anni e può dirci qualcosa anche lui a proposito di questo percorso che è la drammaterapia e il teatro fatto in questo modo. Spartaco, vieni, dai. Buonasera a tutti, io ormai sono 6 anni che seguo Ermanno e lo uso come palestra, perché il quotidiano si ripropone sistematicamente e noi entriamo in una routine da cui non riusciamo a uscire. Lui ci propone queste follie che sembrano cose astruse. Che sembrano cose astruse e poi ce le ritroviamo giorno dopo giorno davanti a noi come per magia, e diciamo: ma com'è possibile? Eppure è così, cambia solo dentro di noi e nessuno se ne rende conto, ma solo tu ti puoi rendere conto che sei cambiato. Grazie. Sembra efficace questa immagine che è stata suscitata, cioè come un'estrazione dagli attori della drammaterapia esce qualcosa fuori che viene portato alla luce, prende una colorazione diversa. Piacerebbe che anche per il pubblico, in parte fidelizzato a questi eventi, in parte no, cioè chi è qui per la prima volta, potesse partecipare e vivere insieme questa estrazione, come dire, in questa arte di mezzo che non è insieme né cinema né teatro, né perfettamente risponde a una catalogazione precisa, ma nasce proprio da una personalizzazione di questa esperienza. Volevo sentire un ultimo attore, non vedo Luigi, però c'è sicuramente. Dov'è Luigi? Luigi è proprio uscito perché sapeva che l'avrei tirato in ballo, e quindi... Allora rimane sono Luigi. È tutto molto bene, no, mi trovo bene, gli altri possono dire qualcosa di più perché io sono una new entry da qualche mese, però già ho indossato e sono entrato in questo abito teatrale molto specifico, poi i miei interessi mi permettono un po' di coniugare anche, spero di fare Luigi bene. No, Luigi, ti ho fatto bene, sì, ti ho bene, Luigi ha parlato per voi, grazie. Bravo Luigi.
riusciamo anche, riuscite a fare anche queste cose. Io direi di dare il via, anche perché non sappiamo esattamente quanto durerà, ci perdonerete, ma l'imperfezione tecnica fa parte del gioco. Oltretutto la sala poi alle 10 deve essere lasciata libera. 4 ore, perché è un esperimento in diretta, quindi insomma...